Buon pomeriggio da Massa Lubrense, posto incantevole dove siamo, anche se si tratta di un cimitero. Vediamo un po' perché siamo venuti qua giù. Buonasera, Stefano Ruocco, Buonasera a voi, Archeo Club buonasera. Massa Lubrense. Come mai siamo qui, Stefano? Dacci Siamo, l'anteprima. ormai non è più un'anteprima, è noto il motivo della nostra visita al cimitero di San Liberatore. Siamo qua per ricordare un grande uomo, soprattutto una persona di una grandissima umanità, Georges Vallée, accademico di Francia, grande Archeologo. archeologo, scopritore della più grande città della Magna Grecia, in Megara Eblea, dove ha lavorato per oltre 30 anni nella Valle di Augusta. Poi il richiamo della penisola sorrentina, soprattutto il richiamo della Montura di Zancani, la sua, diciamo, mamma adottiva sotto l'aspetto culturale, lo spinse già prima del terremoto a affittare una casa qui a Via Tur Massa. Poi, qualche anno dopo, ne acquistò una invece a Pastena, dove fissò la sua dimora come residente, quindi lui era cittadino massese A tutti gli a tutti gli effetti. effetti. E Giorgio è stato per noi, come dire, Un faro? un faro, veramente un accecante della sua bravura, della sua grande, lo ripeto, della sua grandissima umanità, perché al di là di ogni considerazione culturale, di titoli accademici, lui è veramente una persona di un'affabilità, è una persona che, come dire, riusciva a immedesimarsi nell'uomo di oggi, come quello di 3000 anni fa, ma nell'uomo comune, non nel grande Ma ha personaggio avuto un gran storico. seguito di ragazzi Lui è e anche di più stato, grandi. sì, Era un affabulatore, possiamo noi dire. lo coinvolgemmo nell'operazione Conoscenza nel 93 e lì avevamo quasi 120 ragazzi coinvolti nei progetti, se ricordate, di utilità Sì, collettiva. sì, E sì. noi in quel contesto proponemmo al Comune di attuare la cosiddetta operazione Conoscenza, cioè questa sorta di censimento accelerato dei beni Del culturali. territorio, poi. E Giorgio fu la nostra guida e vederlo tra i ragazzi, tra i giovani, era una gioia reciproca perché si veramente ringiovaniva. E poi tante escursioni con lui, in compagnia del suo cane, Thapsos, famoso, ricordo naturalmente con Oggi ricorrono i 100 anni 100 anni dalla della nascita, nascita sì. e vogliamo ricordarlo. Vogliamo ricordarlo come lo ricordano in Anche a contemporanea anche ad Siracusa, Augusta, sì, con dove un c'è una convegno, e sarà biblioteca. ricordato anche a Paestum il 10 prossimo, dove ci sarà anche Stefano De Caro, grande amico di Giorgio. E con Giorgio abbiamo fatto tanti progetti, tante ipotesi di lavoro, purtroppo la È sorte ce andato ne ha via privato troppo troppo presto. presto, sì, È andato via troppo troppo presto. presto. Vogliamo ricordare che a Piano di Sorrento poi c'è un museo C'è il dedicato museo territoriale proprio, dedicato a Georges Vallée, come ad Augusta c'è la biblioteca comunale che è dedicata a dedicata a lui. lui, sì. Quindi queste due comunità oggi lo ricordano con grande affetto e purtroppo con anche grande tristezza, perché, ripeto, Rammarico perché ci ha lasciato troppo presto con tante cose ancora tanti da doverci progetti, dire, tanti progetti. e soprattutto un clima diverso, perché tu lo sai, Sara, nell'ambito dei beni culturali, nell'ambito della cultura, spesso ci sono delle gelosie, ci È sono vero, ma delle. non era uomo Con da lui questo, non era uomo da scomparivano questo. totalmente. Lui diventava, come dire, la persona che metteva tutti d'accordo, dal ministro fino al cittadino. Quindi non c'erano più rivalità, tutti lavoravano Uno sapendo di avere in stesso lui fine. un riferimento, come dire, Sicuro, autoritario, autorevole. competente, soprattutto, ripeto, quello che ricordo che tra i tanti episodi, la consegna del vaso delle sirene, ma la sua Ah, presenza. magnifico, Ricordo quel magnifico. momento, fu emozionante, perché praticamente io vidi Elide, la figlia di Mimì, proprietaria del fondo del Vadabildo, Sì, siamo che stati consegnava, ultimamente lì sopra. esatto, per questo lo ricordo, che consegnava al soprintendente il vaso alla presenza di Georges Vallée, Stefano De Caro, c'ero anch'io naturalmente, c'era il Certo che giornalista Gaetano Milone, c'erano tanti soci che in quel momento è celebrarono un'emozione incredibile poter tirar fuori un qualche questa cosa. sorta di cerimonia, perché Elida, che era una bambina allora,
portava questo vaso in braccio come se fosse una bambola. Bellissimo, e consegnava un oggetto che è legato a, al l'affetto, a parte tutto, l'importanza sì. storica. Per lei era un, come dire, un oggetto di grande importanza anche affettiva. E quindi questa consegna veniva da una bambina al sovrintendente, che è il vaso, appunto, non a caso è esposto al Museo Vallée. Che dobbiamo rammaricarci che è chiuso per lavori di ristrutturazione fino a data da destinarsi. Speriamo che questa data sia molto vicina, perché è un peccato mortale tener chiuso. E ritornando al nostro Giorgio, vogliamo anche ricordare tutti gli amici dell'Archeo Club che sono qui. Noi abbiamo una sede distaccata dell'Archeo Club, ci vedo gli operatori, a iniziare dal nostro presidente Don Peppino, per passare a Don Saverio Mollo, certo. alla cara Teresa, la moglie, Teresa Morvillo. Se vogliamo citare anche un altro importante personaggio che è sta a fianco a Valé, è Randall Morgan. Randall Morgan. Sì. E tanti altri amici che sono qui, come Benito Iezzi. Benito, mio compagno di ginnasio. Un grande anche lui, nella sua breve vita, è stato davvero 41 un grande. Anni. Sì, 41. Sì. Anche lui è stato una presenza importante, perché pur avendo vissuto solo 41 anni ha realizzato tantissimo. Sì. Ebbene, quindi fra poco procederemo a questa piccola alla memoria cerimonia. Di Vallée questo momento di luce, che il sole ci illumina. Questa, diciamo che è in una posizione stupenda con certo. Capri sì, di fronte, sì. Il mare, si sente lo sciabordio delle onde di sotto. Ammirando è proprio il posto di pace. La lapide di Georges Vallée si guarda anche a Capri, quindi certo. In qualche modo c'è una prospettiva che va verso l'isola incantevole, e credo non a caso sia stata scelta quella posizione. Grazie Stefano, allora riprenderemo fra poco per documentare questa piccola ma sentita cerimonia. È solo un omaggio floreale ad un grande della cultura internazionale. Grazie.